Lorella Ragnatelli, quest'oggi inaugura la prima mostra personale qua a Basto. Come ci si sente, le prime emozioni e le aspettative che nutre in questa prima mostra? Allora, essendo la mia prima mostra, la mia prima personale, sì, sono molto emozionata, moltissimo. E quello che mi aspetto è trasmettere una certa emozione a chi guarda le mie opere e basta, solo emozioni positive. Ecco, questo mi aspetto. Lei comunque ha detto che è autodidatta, no? Quindi le Sì, chiedo per un lo più po'. autodidatta, ho fatto un corso, un workshop ultimamente di pittura accademica e da lì ho imparato la tecnica, i materiali e quindi ovviamente essendo autodidatta avevo le mie materie, i materiali cioè, non proprio fini per gli artisti, quindi poi ho incominciato a intelaiare da sola e a fare tutto come un vero artista, E ecco. cosa l'ha spinta, ecco, a voler intraprendere la strada di un vero artista? Ma Cioè... guardi, io da piccola ho sempre disegnato, ho sempre fatto dei lavoretti. Poi in età così, della maturità ho cominciato a fare lavori su stoffa, su vetro. E quindi mi piaceva, mi dava una certa soddisfazione. Poi da lì, dalla pittura su stoffa, vedendo che comunque la stoffa è come la tela, no? Mi sono sentita pronta ad affrontare e fare questo salto e quindi poi dalla stoffa sono passata alla tela, all'acrilico e poi all'olio. Quando ho scoperto l'olio, ho scoperto un altro Qualcuno ha detto che la sua tecnica appartiene un po' al mondo. Oh. caravaggismo. Lei si Vabbè, rivede in questa no, affermazione Caravaggio è oppure no? Caravaggio. Oddio, diciamo che comunque la parte di Caravaggio è lo studio anatomico del corpo, è la resa del corpo. Però Caravaggio era un artista, era un fenomeno, insomma, non si può paragonare a lui, insomma, io ho un profondo rispetto per Caravaggio, anzi, diciamo che è lui al quale mi ispiro, però c'è molto da studiare, molto da fare. C'è un filo conduttore tra le sue opere in particolare con cui l'ha volute rappresentare oppure no, nella loro produzione? Diciamo che a me mi ha sempre affascinato Caravaggio e ho trovato in lui adesso un maestro contemporaneo, Roberto Ferri, e da lui poi diciamo che sono stata a Sutri a visitare la sua galleria e da lì me ne sono subito innamorata di questa tecnica, di questo tipo di arte e lì ho trovato praticamente me stessa. Quindi lei proseguirà comunque con questa Sì, tecnica. senz'altro, sì, sicuramente.